abbiamo mister La Face. Mister, una vittoria sofferta, poi targata naturalmente La Face, dentro Manganello a centrocampo, fuori Balbuio e si sposta ai secondi sulla linea d'attacco e la squadra cambia e riesce a mandare a casa un ottimo Trebisaccia che ha fatto soffrire tantissimo. Sì, il Trebisaccia è stata la migliore squadra vista qui a Bucarest. Sapevamo che con quel fraseggio, quella palla a terra con Alessio Carentucci, che è un fuoriclasse, era in grado di farci male. Io avevo rischiato all'inizio di giocare con le tre fuori quote bassi per poter sfruttare la potenza d'attacco in avanti con gli over, cioè praticamente Matias centrale, Bubba e Postorino laterale. Avevo visto bene, bene, bene in settimana. Primo tempo non abbiamo fatto bene perché perdevamo palla, le seconde palle erano sempre loro, eravamo troppo lunghi, loro riuscivano a fare abbassare i loro mediani che noi inseguivamo, loro giocavano a vento a favore, quindi guadagnavano 30 metri di campo. Hanno giocato veramente bene, siamo stati fortunati e bravi il primo tempo, bravi con Caputo che 2 volte è stato bravo a rinviare, un'altra volta la traversa ci ha salvati e anche il secondo tempo sullo 0-0 loro con un filo da fuori hanno preso la traversa, però per noi nel secondo tempo il limite nostro è quello che non riusciamo a chiudere queste partite, li teniamo sempre vivi. Tu hai visto benissimo il secondo tempo, dopo l'1 abbiamo avuto 3 volte la palla per chiuderla meglio e sbagliamo sempre l'ultimo passaggio. In pratica quello che ci è capitato domenica scorsa, se stare 5-1 all'ultimo 20 minuti abbiamo sbagliato 4 contropiedi. Però niente, abbiamo vinto 1-0, io ripeto, torniamo alla vittoria dopo 3 partite importanti. Questa è una partita importante perché ci riporta a 27 punti. E Si adesso aggancia la Paolana. sì, ma più che altro riusciamo a tenere le distanze o ad allungarle con le squadre di sotto. Quindi sono punti importanti perché per me la situazione è sempre quella di avere molte squadre sotto e avere un margine di sicurezza. E ripeto, oggi abbiamo giocato con una grandissima squadra, il Trebisaccia, che ha fatto bene, 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 ci ha messo in grande difficoltà. È stata la prima squadra a tirare 2 volte, più di 2 volte, ha creato 3 palle gol. Nette, è stato bravo, siamo stati bravi a tenere nel momento di difficoltà, nel momento opportuno siamo stati, non direi cinici, ma bravi a fare il gol con Bubba che anche lì avrebbe dovuto tirare un attimo prima, ha voluto scattare, rientrare, andare incontro all'avversario soltanto la seconda volta. Siamo stati fortunati, sostanzialmente è stato un bel gol, però ti ripeto, tantissima fatica, però questo è il campionato di eccellenza, bisogna soffrire e faticare tanto. Naturalmente adesso bisogna migliorare nei risultati in trasferta, adesso hai recuperato tutti, non ci sono più né infortunati né squalifiche, addirittura ti mantieni il lusso di tenere in panchina gente come Manganare e Brancati. Secondo me, visto l'attacco del Trebisaccia, ha rischiato tantissimo a giocare con la linea difensiva giovanissima. Sì, io con te ne avevo parlato prima, però il problema è che io devo cercare di vincere queste partite rischiando anche qualcosa. I primi 20 minuti sono stati da brivido per noi, pure qualcosa in più. Poi voi Cicci e Mo ci hanno preso le distanze, le giuste misure, sia Galantucci sia il ragazzo di colore là, perché loro sulla destra nostra, loro sulla sinistra in fase offensiva ci mettevano sempre di inferiorità numerica. Tu sei un attento cultore lettore della partita e cultore della gara, hai visto che a un certo punto ho chiamato Guerrisi dicendo, visto che il Postorino rientrava in ritardo quando perdevamo palla, ho detto sposto un pochettino sulla destra perché se fai attaccare di più Mercurio su quel 10 perché ci stanno creando problemi e supremo numerica. L'abbiamo fatto da lì un pochettino la supremazia delle azioni che aveva avuto il Trebisaccia in quel momento è stato meglio, è andata meglio per noi, poi è chiaro che vento contro il secondo tempo cercavamo di fare effettivamente il gol perché volevamo farlo per vincere questa partita. Purtroppo, sai, tu prepari una partita durante la settimana, la prepari durante la gara, fai i conti con un avversario, poi dentro il campo hai trovato un avversario, ti ripeto, per me è stata la migliore squadra vista, ho visto un grandissimo Trebisaccia, se mi consenti, sono rimasto un po' deluso dell'arbitraggio, la prima espulsione quest'anno del campionato, solo perché ho detto che non devi fare due pesi e due misure. Lì ci stava la munizione per un fallo netto da dietro, ha trattato lui e ha detto che quelle cose non si possono dire, secondo me non aspettava altro, voleva infrangere il record della pace stagione 2018-2019, stiamo scherzando, però è andata bene, dai, siamo felici, 27 punti che all'inizio del campionato forse erano sperati per gli altri, non per me, però adesso siamo a 10 punti, secondo me dalla possibilità di
della possibilità di vincere, di salvarci prima, e quindi lo possiamo fare abbastanza bene. Ok.